una grande amica di Romena. Questa secondo me è la prima cosa. Perché Lidia è stata parte di questo cammino da tanti anni e credo che sin dalla prima volta che è venuta qui Lidia è stata parte di noi. E quindi quando arriva, arriva in questa veste, amica. Poi naturalmente è pastore battista, è una teologa, autore di numerosi libri, saggi, poi li troverete se vorrete nella nostra bottega. È un insegnante in luoghi speciali come le carceri, soprattutto gira instancabilmente l'Italia dove viene chiamata per rappresentare la bellezza, il valore, le potenzialità infinite che si aprono entrando nelle mille storie della Bibbia. E allora, oggi la ascolteremo, ma avremo anche un privilegio in più, perché Livia non è venuta da sola questa volta. Quando si diventa amici si allarga poi il cerchio dell'amicizia, almeno alla famiglia. Abbiamo conosciuto Angelo, che magari la prossima volta verrà lui a parlare, visto che il marito di Lidia, lui stesso un biblista, pastore battista, ed è venuto anche Sebastiano, uno dei figli, che sarà qui attivamente, accompagnerà la mamma con la musica. E allora, Sebastiano Reginato e Lidia Maggi. Ci vogliamo prendere del tempo e fare silenzio e lasciare alla musica parlare. Sebastiano ci accompagnerà per iniziare con un adagio di Bach.
dietro una cosa semplice come un bacio, c'è spesso un grande percorso. E non è detto che il primo bacio sia il migliore. Ho pensato oggi di raccontarvi qualcosa legato al mio incontro con Dio e soprattutto di raccontarvi quelli che dovevano essere baci e si sono rivelati invece morsi, oppure baci negati, oppure baci troppo di sfuggita, che non si sono radicati in una relazione. E necessariamente devo ripercorrere gli anni iniziali della mia vita, perché è lì che si radica il bacio con Dio. Gli anni dell'infanzia sono anni importantissimi per strutturare il rapporto di fiducia con la vita o di sfiducia con la vita, e l'infanzia è il luogo in cui siamo più vulnerabili, più recettivi, dove è più facile ferirci ma è più facile fortificarci. E poi anche perché in realtà la vicenda umana, se ci pensate bene, nella Bibbia inizia con un bacio. Quella creatura impastata di terra rossa riceve il bacio di Dio, il respiro di Dio, perché possa iniziare ad essere. Quel soffio divino viene consegnato con un bacio, e con quel soffio quella creatura umana percorrerà tutta la vita. Il momento della morte nella Bibbia è spesso raccontato come il bacio di Dio, dove Dio riprende il respiro. È così che muore Mosè. E Dio avvicina le sue labbra alle labbra di Mosè e riprende quel soffio, quel respiro che gli aveva consegnato alla nascita. E così il testo biblico dice: Mosè muore sulle labbra di Dio. Allora, siccome anche dal punto di vista biblico la vita potrebbe essere raccontata come l'incontro con le labbra di Dio, è importante investigare su quei baci sbagliati che ci hanno ferito. Perché questo? Perché nel modo come noi diciamo Dio non si nasconde soltanto una definizione teologica che riguarda gli esperti, gli addetti ai lavori, piuttosto si rivela un'immagine di umanità. E quando noi ci facciamo un'immagine sbagliata di Dio, il problema non è per Dio, è per noi. Perché quando ci facciamo un'immagine sbagliata di Dio, ci facciamo anche un'immagine sbagliata di noi stessi. Nella prima pagina di diario vi porto in un orfanotrofio. Non fatevi terrorizzare dalla parola orfanotrofio, perché in realtà lì è un luogo dove questa bambina si sente al sicuro, protetta, circondata da tanti bambini e da tante bambine. È una bambina scaltra, è una bambina vivace, intelligente, è una bambina apparentemente forte. E una sera quella bambina, nel silenzio della camerata, sta piangendo. Non credo che piangesse per grandi ragioni. Credo che piangesse perché aveva ricevuto uno screzio, uno sgarbo, e non era stata all'altezza di gestire quella situazione. La bambina non ricorda le ragioni di quel pianto, ma nel silenzio della camerata ricorda l'istitutore che entrò e si accorse del suo pianto e le venne vicino e le iniziò a parlare. L'istitutore si era fatto l'idea che quella bambina piangesse perché sentisse la mancanza di genitori,
Ora tutto quella bambina pensava tra le lacrime, meno che ai suoi genitori. Ma alla bambina piaceva l'idea di passare per malinconica, passare per una bambina che sente la mancanza di un affetto e chissà rubare qualche abbraccio, qualche bacio da quell'istitutore. E l'istitutore le parlò e le disse che anche se lei non aveva vicine genitori, lei aveva un padre celeste che l'amava e che si prendeva cura di sé e che non l'abbandonava mai e che era sempre con lei. E allora aprì la sua Bibbia e le diede un bacio attraverso una parola, un salmo, il Salmo 139. Signore, tu mi hai esaminato, tu mi conosci, tu sai quando mi siedo, quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo, tu conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tuo Signore già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle, poni la tua mano su di me. La conoscenza che è di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò alla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. E se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti, tu sei là. E se prendo le ali dell'alba, vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferra la tua destra. E se dico certo, le tenebre mi nasconderanno, la luce diventerà notte intorno a me, perché le tenebre non possono nasconderti nulla, la notte per te è più cara del giorno, perché sei tu che mi hai formato, sei tu che mi hai tessuto nel seno di mia madre, e io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni a me destinati quando nessuno di essi era ancora sorto. Un salmo bellissimo, siete d'accordo? Eppure quel salmo in quella bambina fu come un morso. Perché la bambina prima aveva un'altra immagine di Dio. E l'immagine che quella bambina aveva non era l'immagine di un Dio padre, era l'immagine di un istitutore. Era un'immagine più comoda, perché dall'istitutore tu potevi sottrarti. E se Adamo era stato scovato nel giardino da Dio che lo chiamava, era perché Adamo non era stato abbastanza furbo da nascondersi bene. Ma io ero abbastanza brava da potermi nascondere e farla franca ed evitare addirittura per giornate intere di essere vista dall'istitutore. La mia libertà era proprio in questo spazio dove il mio nome si confondeva tra i nomi di tanti bambini e il mio istitutore compariva di tanto in tanto con baci frugali o con rimproveri. E se Giona era stato trovato nel mare mentre fuggiva perché non voleva andare a Ninive, era perché non è stato era stato così attento a nascondersi da quell'istitutore distratto. Ma se Dio vedeva ogni mia azione, se Dio conosceva ogni mio respiro, allora io non ero più al sicuro. Io ero riportata indietro nell'inferno da cui ero fuggita, da cui ero stata sottratta e messa in salvo in quell'orfanotrofio. Io ero lì, in quella casa, con il mio aguzzino, attenta a capire con uno sguardo cosa sarebbe stato di me. In totale balia delle sue emozioni, in totale balia dei suoi sguardi, e non era possibile fuggire. Se Dio era padre, che sapeva tutto, che vedeva tutto di me, non c'era via di scampo per me.
e mi prometteva baci, ma sarebbero arrivati morsi, morsi che mi avrebbero ferito. Io ero ricondotta nell'inferno, perché io nell'inferno ci sono stata, e l'inferno non è un luogo nell'aldilà. L'inferno è il luogo delle relazioni perverse da cui tu non puoi sottrarti. E chi più di una bambina è in un inferno quando non può sottrarsi dai propri carnefici, dagli umori dei propri carnefici? Io ho imparato da quell'esperienza che non abbiamo bisogno di temere l'inferno oltre, Dio non ha bisogno nemmeno di inventarselo per noi. L'inferno ce lo costruiamo noi, quando creiamo relazioni sbagliate, quando con i nostri umori determiniamo il clima nelle relazioni con le persone che ci sono intorno. E se quelle persone sono fragili, sono totalmente in balia dei nostri gesti. Quando l'istitutore mi lesse quel salmo, io ero di nuovo lì, nell'inferno da cui pensavo di essere stata sottratta, nella terra promessa di un orfanotrofio. Perché a volte un orfanotrofio può essere terra promessa, se ti sottrae all'inferno di un adulto che vede tutto, che conosce tutto. E a volte l'immagine di un Dio istitutore può essere più lenitiva di Dio Padre onnipresente. Quell'immagine ha segnato il mio immaginario così tanto, e credo che da quella notte io iniziassi a avere problemi seri di insonnia. Mi chiedevo continuamente come sottrarmi allo sguardo di quel Dio che poteva dettare sulla mia vita il bello e il cattivo tempo, e cercavo di cogliere, come facevo da bambina, con uno sguardo, l'atmosfera che girava, per capire immediatamente se l'avrei fatta franca, potevo nascondermi, o se invece sarei stata vista e pagata le conseguenze dell'umore. Ma poi la vita mi ha insegnato che quel Dio onnipresente, che vede tutto, addirittura cantato nelle canzoni che mi segnavano, terribili: bada occhio quel che vedi, c'è un Dio lassù nel cielo che ti guarda con amore, bada occhio quel che vedi, bada mano cosa fai, c'è un Dio lassù nel cielo che ti guarda con amore, bada mano quel che fai. Io cantavo canzoni di questo tipo, che rafforzavano questa immagine di un Dio che vede tutto. Io che volevo sfuggire da quel Dio onnipotente che identificavo con i miei genitori. Poi la vita però mi ha insegnato che questo Dio che vede tutto è più discreto. E quando ho capito, dopo giorni, settimane, che tutto sommato questo Dio non colpiva, non mordeva, l'ho lasciato andare, l'ho dimenticato. È iniziato a diventare uno sfondo, una presenza formale. Continuavo a cantare bada occhio a quel che vedi, ma non avevo nessuna preoccupazione di essere vista da un Dio che mi era stato raccontato come onnipotente, ma che sperimentavo come un idolo che ha occhi e non vede, bocca e non parla, orecchie e non ascolta. Ero salva. Perché a volte bisogna liberarsi di Dio. Se l'immagine di Dio è un'immagine devastante, invasiva, che non ti lascia il respiro. Il mio itinerario però è andato avanti. Ed eccomi 14enne, uscita, restituita alla famiglia. 14enne che ha fatto un percorso, che ha fatto un cammino, che si è sentita al sicuro, protetta nel luogo dove è cresciuta e che adesso si ritrova di nuovo nel suo inferno. Ma non è più una bambina. E io vi potrei raccontare che da quell'inferno
mi sono protetta. Non è stato così, perché di nuovo è arrivato Dio. È arrivata la fede, è arrivato l'incontro con Dio, l'incontro con Gesù. È un innamoramento a prima vista di quel poeta itinerante che andava in giro, che raccontava dei gigli dei campi, che raccontava parabole, che insegnava la mitezza. E anche lì, io vorrei dirvi, è stata un'esperienza liberante, ma non è stato così. Perché quella fede che io ho ricevuto mi ha consegnato un Dio spugna, un Dio capace di accogliere i miei sfoghi, un Dio capace di asciugare le mie lacrime, un Dio fazzoletto, un Dio capace di darmi baci di consolazione, un Dio capace di baciare le mie ferite senza guarirle. Voglio dire che l'esperienza di fede che io ho fatto a 14 anni, ed è stata un'esperienza di fede importante, è stata anche un'esperienza di fede devastante. Perché io mi sono innamorata di Gesù e ho voluto imitarlo con tutta me stessa. E ho preso alla lettera quello che lui chiedeva: ama i tuoi nemici, porgi l'altra guancia, rispondi con mitezza a chi ti aggredisce. E se il tuo nemico ti chiede di fare un miglio, tu fanne due. Quella fede mi ha sottomesso. Quella fede ha totalmente addomesticato quello spirito di ribellione che mi avrebbe fatto rivoltare contro i miei carnefici. Restituita alla famiglia che non ha fatto un percorso, con quella fede io ho accettato cose che non avrei dovuto accettare e che nessun adolescente accetta. E l'ho fatto in nome della fede. Mi soffermo molto su questo problema delle immagini di Dio, perché molte delle nostre ferite sono legate alle relazioni sbagliate, ma sono amplificate dall'immagine di Dio che nelle relazioni sbagliate ci vengono consegnate. E quella ragazzina non aveva bisogno di un Dio mite, di un Dio infermiera, di un Dio che asciugava le sue lacrime, di un Dio che baciava le sue ferite senza guarirle, ma di un Dio che le insegnava a urlare, a tirare fuori il suo dolore, a denunciare quello che viveva. E io questo Dio, nella prima esperienza di Dio che ho incontrato nella fede, non l'ho incontrato. Ci è voluto un lungo cammino per imparare a scoprire invece un Dio liberatore, un Dio che ti solleva, un Dio che ti restituisce dignità, un Dio che ti strappa dalla terra di schiavitù per condurti in un percorso di liberazione verso una terra promessa. E questo percorso di liberazione non è avvenuto con una folgorazione, non è avvenuto in un momento, ma è avvenuto in un lungo itinerario dove io ho dovuto rivisitare le ragioni che mi hanno impedito di riconoscere situazioni perverse che davo per naturali. I 10 comandamenti lo dicono: onora il padre e la madre. Ed essere una buona cristiana significa onorare il padre e la madre. Ma se questo onorare il padre e la madre va contro la dignità e nega il tuo volto di figlia, tramutandoti in preda, in oggetto, in guantone da pugile, che cosa ne è di te? I baci sbagliati. È di questo che dobbiamo riflettere quando parliamo di Dio come un bacio. Perché il bacio è la cosa più semplice, ma
ma è anche la cosa più difficile. Ma se ci pensate bene, questo è un elemento che segna il nostro itinerario nelle relazioni più importanti. I gesti dell'affetto sono i gesti più semplici, più spontanei. I gesti dell'erotismo sono i gesti più belli, eppure facilmente possono essere deviati e trasformarsi in stupro, e trasformarsi in violenza, in sadismo, in soggiogazione. Non basta parlare di Dio e un bacio. Bisogna anche dire che tipo di bacio. Adesso. Quel Dio che ha segnato il mio itinerario con quel primo bacio, quando mi ha dato il respiro, e mi accompagna in questo itinerario fino al momento in cui dalle mie labbra prenderà l'ultimo bacio per levarmi il respiro, io lo incontro in tante immagini. Ho capito una cosa di quel Dio, che non puoi rinchiuderlo in un bacio, in quell'unico bacio, che può essere il bacio nostalgico della prima volta o il bacio perfetto della maturità. E questo la scrittura lo fa raccontandoci che non puoi vedere il volto di Dio e non puoi pronunciarne il nome. Un tipo di fede come questa, dove Dio non puoi vederne il volto e non puoi pronunciarne il nome, sarebbe molto piaciuta a quella bambina che si sentiva invasa da un'immagine di Dio troppo presente. Apparentemente è un'immagine che disorienta, ma che non ha impedito la scrittura di narrare Dio. Ma non l'ha fatto in un'unica narrazione. Per mantenere questa idea della leggerezza, dell'impossibilità di afferrare Dio e di trasformare il bacio in un morso, perché anche noi possiamo mordere Dio e sbranarlo a volte, perché anche noi a volte siamo degli animali selvatici che sbranano Dio, e quanto lo sanno le istituzioni, sono maestre in queste, nello sbranare Dio. La scrittura, per evitare che noi sbranassimo Dio o che con la scusa di un bacio lo fermassimo fino a farlo morire, perché un bacio prolungato è l'asfissia, ha moltiplicato l'immagine di Dio nella narrazione. Entrate nella Bibbia e non trovate solo tanti libri, ma trovate tante narrazioni su Dio e con Dio, dove Dio appare molto diverso nelle sue narrazioni. E tutte queste immagini di Dio stanno l'una accanto all'altra in una tensione irriducibile, che creano una complessità, che creano un mistero, che ti fa sentire che l'altro non lo puoi mai afferrare totalmente, che creano però anche una leggerezza, perché ti fanno sentire che nessuno può pontificare e definire come sia Dio. Questa capacità biblica di saper narrare Dio con i linguaggi più diversi, dove anche le immagini di Dio scomode possono diventare immagini di liberazione. E quelle immagini apparentemente di liberazione, cosa c'è di più bello di un Dio che ci insegna ad amare i nemici? Possono diventare immagini perverse, perché l'immagine di Dio, se è un bacio, è l'incontro con la mia storia e la sua storia. E la mia storia non è indifferente, è metà della narrazione e non va sottovalutata. E a volte alla mia storia può essere più utile la consegna, più liberante la consegna di un Dio che ti strappa dai tuoi nemici, che ti libera, che lotta per te, che si fa carico del tuo silenzio e ti dà voce,
e trasforma la tua storia nascosta nella sua storia autobiografica. E allora capiamo perché, entrando nelle scritture, noi troviamo storie che sembrano non avere a che fare con il bacio e che pure hanno una loro legittimità. E di queste storie vorrei raccontarvene una. Perché anche questa è la storia di una ragazzina. Una ragazzina che avrà avuto 12, 13 anni. È una ragazzina che viene da una buona famiglia. Un'ottima famiglia. Nessuno sospetterebbe all'esterno che possano esserci problemi all'interno di questa famiglia. La incontriamo nella Bibbia. Nel secondo libro di Samuele, ed è la storia di una principessa. Si chiama Tamar, è la figlia del re. Tamar vive nel castello, nella casa regale, protetta dai pericoli esterni. Non le sarà concesso, come il piccolo Buddha, di uscire nella città per conoscere le miserie del mondo. È preservata, tenuta lontana. Ma il vero pericolo Tamar lo vive proprio nella casa dove vive. Perché suo fratello Amnon, il suo fratellastro, ha posto gli occhi su di lei. Una bramosia, un desiderio incolmabile. Voi sapete come sono i figli di re, viziati. Quello che vedono lo vogliono. Ha visto Tamar, ne ha fatto una malattia e la vuole. E si può negare qualcosa a un principe? Amon decide che vuole la sua sorellastra e organizza l'inganno per averla. Si finge malato e non accetta di mangiare. E Davide, il re Davide, l'unto di Dio, è un padre amorevole, si preoccupa di suo figlio che non mangia e sta male, oltretutto è il primogenito, è il legittimo erede al trono, e va da lui e si interroga su quello che può fare perché Amon riprenda a mangiare. Questo padre è un padre cieco, non onnipotente, che non vede lo sguardo perverso del figlio, che non capisce le dinamiche tra i fratelli, che non si è accorto della malvagità dei pensieri del cuore. Ed eccolo questo padre che accetta le condizioni del figlio viziato. Io mangerò solo se Tamar cucinerà per me. Eccola Tamar, la ragazzina che doveva sentirsi al sicuro all'interno della casa, che viene consegnata negli appartamenti del principe Amnon. Cosa accade? Mentre lei sta cucinando delle fristelle per il fratellastro, ci furono baci e abbracci rubati. Tamar viene stuprata. E dopo essere stata stuprata, la Bibbia ancora ci racconta, Amnon sentì un tale disgusto verso questa ragazzina da volerla spingere fuori, così come l'aveva desiderato. Una volta colmato il desiderio, sentì un tale ribrezzo da volersi disfare, e così come l'aveva amata lo odiò. E lì Tamar che prova a implorarlo: non farmi anche questo, non scacciarmi dopo che hai abusato di me, parla a nostro padre, troverà una soluzione. Ma eccola la ragazzina, sbattuta fuori dalla stanza del suo carnefice, che urla per i corridoi regali il suo dolore, stracciandosi le vesti e i capelli. E viene raggiunta dalla famiglia, dal fratello Assalone, che ascolta la sua storia e le dice di tacere.
e noi avremmo potuto non conoscere questa storia. Se questa storia di una vittima ammutolita, come accade a tante vittime di violenza domestica, non fosse stata raccolta da Dio e Dio ce l'avesse narrata, perché ci indignassimo, certo, offrendoci l'immagine di un Dio che bacia anche quando ricorda la tua storia, che altri hanno censurato, che altri non vogliono ascoltare. Entriamo nella Bibbia con tantissime narrazioni che ci raccontano di Dio in tanti modi, e la sfida quando si vuole arrivare a un rapporto amoroso con Dio è quella di rimanere in queste storie, di non aver fretta, di non trarre le conclusioni, di non guardare dall'esterno, ma di entrare nel dipinto e di ammirarne dall'interno i paesaggi. Il bacio che io ho incontrato e che mi ha permesso un percorso di liberazione da quelle immagini granitiche che mi hanno morso e ferito di Dio è avvenuto proprio attraverso le scritture, la Bibbia. Un percorso complesso, difficile, è vero, ma a volte le cose importanti e le guarigioni passano attraverso processi complessi. Un percorso dove ho trovato un Dio che non posso definire, ma posso narrare, ascoltare e narrare con tantissimi linguaggi. Un percorso dove anche quelle immagini di Dio che dall'esterno reputo scomode, reputo indicenti e indecenti, si rivelano invece salvifiche e importanti. In questo gioco amoroso, dove incontro Dio nei diversi racconti senza avere mai la pretesa di averlo afferrato, si dischiude oggi la mia fede. E qual è l'elemento più importante perché questa fede possa bruciare, possa diventare esperienza d'amore? È la capacità di mettermi in ascolto, di diventare una lettrice profonda, di non accontentarmi dei baci fugali e occasionali che posso ricevere nell'incontro con il divino, ma di cercare di ricercare quei baci che si stabiliscono soltanto nelle relazioni profonde, quei baci che diventano a volte quotidiani, a volte saluti discreti, altre volte la passione amorosa e altre volte anche quei baci che non puoi dare perché l'altro si sottrae. C'è un libro nella Bibbia che amo in modo particolare, che invece ci racconta un'esperienza amorosa redenta, e non redenta perché tutto va bene, c'è il conflitto, c'è la perdita, c'è la ricerca frustrata, ma redenta perché c'è tutta l'interità dei soggetti che si cercano. E sto parlando del Cantico dei Cantici, con cui Luigi ha iniziato, ha aperto l'incontro. Il Cantico dei Cantici è una perla, ed è dal Cantico dei Cantici che tutto sommato viene il titolo di questo incontro che Calati ha ripreso da Bernardo. Nel Cantico dei Cantici viene messa in scena una ragazza e un ragazzo che si cercano, che si amano, che si baciano, che si rincorrono in un gioco amoroso fatto di distanza e vicinanza, in una passione che si rinnova ogni volta, dove l'amplesso non consuma il fuoco, lo calma per un momento e poi si riaccende. Il Cantico dei Cantici è un libro che bisogna riprendere in mano per ritrovare qualcosa che fa parte della nostra fede, che ci restituisce la terra, il corpo. Perché il Cantico dei Cantici è un libro molto non è corposo nel senso di pesante, è molto leggero, sono 8 capitoli,
ma è un libro che restituisce il corpo alla fede, perché per baciare bisogna avere un corpo. Il corpo erotico, oltretutto, è un corpo con cui, almeno nelle tradizioni cristiane, ci sentiamo molto a disagio, non è vero? Quante ferite di fede legate al nostro corpo. Quando abbiamo trasformato la fede in un codice morale che ci dice quello che possiamo e quello che non possiamo fare con la sessualità. Ecco, il Cantico dei Cantici invece ci ricorda che Dio ha creato la sessualità e che cosa buona, bella, e che per narrare la vita usiamo i nostri corpi, per baciare usiamo i nostri corpi e per baciare Dio usiamo i nostri corpi. Il Cantico dei Cantici può essere letto come l'incontro erotico di una ragazza e di un ragazzo che si amano senza nessuna preoccupazione, nella totale libertà, senza nemmeno la preoccupazione di procreare, semplicemente per il piacere di stare l'uno accanto all'altra e godere della presenza dell'altra, e l'altra diventa un giardino. E allora non è vero che tu sei uscita dal giardino scacciata per sempre, perché nel Cantico dei Cantici quel giardino lo ritrovi nel corpo dell'amato. Ma il Cantico dei Cantici, e Benedetto Calati e Bernardo, i padri hanno fatto questo, e la tradizione ebraica ha fatto questo, anche una lettura spirituale, diciamo così, che va simbolica, che va oltre il corpo, dove in scena c'è una ragazza e un ragazzo che rappresentano però Dio e il popolo, Dio e il credente, Dio e la credente, il nostro rapporto con Dio. In genere in questa lettura la ragazza, che oltretutto è la più intrigante nel testo, è lei che ti prende l'iniziativa, e lei qui i ruoli vengono totalmente spiazzati, la cultura patriarcale è totalmente fuori dalle porte, perché l'innamoramento a volte scardina persino i tabù così grossi, i mostri così grossi, i demoni così grossi come il patriarcato. La ragazza è una ragazza molto libera, che conosce il suo corpo, che ricerca il piacere, che va a trovare il ragazzo, che invece ha ruoli quasi femminili, che si sottrae, è reticente. Lei lo cerca, gli propone l'incontro, e lui è vago. Lei gli dice: dimmi dove va, dove ti posso trovare, non mi mandare in giro che poi tra gli altri pensano che sono una poco di buono. E lui gli dice: ma vedi un po', segui il gregge, i pastori, dove passo, e lì mi troverai, fa il prezioso. In questo testo la tradizione ha letto la nostra ricerca di un Dio che si sottrae in un rapporto amoroso, per cui un rapporto redento, bello, per il piacere di stare, dove noi siamo la ragazza, io sono nera ma sono bella, e poi tutte le letture anche più allegoriche, e il ragazzo è Dio. Io vi propongo invece una lettura capovolta, dove Dio è la ragazza. E noi siamo quel ragazzo un po' reticente che si lascia corteggiare. Dio è la ragazza con una instancabile iniziativa di ricerca, che ricerca i baci della bocca dell'altro. Il libro si apre con questo incipit così forte, dove non c'è narrazione ma c'è una scena d'amore. Mi baci dei baci della sua bocca. Eccolo. Questo è il Dio che ho incontrato e con cui sto camminando. Un Dio che un po' sintetizza le molte immagini irriducibili di questo Dio che ho incontrato nelle scritture. Un Dio continuamente in ricerca dell'amato. Un Dio continuamente in ricerca di noi. Ricerca che a volte viene appagata, ma molto spesso frustrata. Ci sono due passi in questo cantico che mi permetto di leggere per concludere e poi lasciare questa ricerca amorosa alla voce del violino. Una ricerca amorosa dove sentirete attraverso il linguaggio della musica
la rincorsa di due amanti e la fermezza e la costanza di colei che ama e che non si stanca mai di baciare, ribaciare, ribaciare e ribaciare, cercare e ricercare. Nel Cantico dei Cantici c'è una ricerca frustrata, perché un rapporto di libertà che possa arrivare a un bacio che non diventi morso, che non diventi violenza, passa attraverso anche la frustrazione della separazione irrisolta. Dio è un bacio perché rispetta la nostra libertà. Dio è un bacio perché non lo possiamo afferrare, ma soprattutto perché non può afferrarci. Può sfiorare le nostre labbra. E a volte siamo disponibili. Altre volte abbiamo la testa altrove e non abbiamo nessuna voglia di lasciarci raggiungere da quel bacio. Ci sottraiamo o ci puliamo come i bambini quando vengono baciati nei momenti inopportuni. Io dormivo. Sentite la voce di Dio che racconta attraverso le parole di questa ragazza. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. E sento la voce del mio amato che bussa e dice: aprimi, sorella mia, amica perfetta, colomba mia, o mia perfetta. Il mio capo è coperto di rugiada, le mie gambe sono piene di gocce della notte. Ma io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterò? Mi sono lavata i piedi, come li sporco ancora? Poi l'amico mio ha passato la mano attraverso la fessura e le mie viscere si sono agitate in me per lui. E allora mi sono alzata per aprire al mio amico. E le mie dita hanno stillato mirra, le mie dita, mirra liquida, sulla maniglia della serratura. Ho aperto al mio amico, ma il mio amico si era già ritirato, era partito. Io ero fuori di me mentre egli mi parlava. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi hanno risposto. E le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno battuta, mi hanno ferita. Le guardie delle mura mi hanno addirittura strappato il velo. Oh, io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, ma se trovate il mio amico, ditegli che sono malata d'amore. Una ricerca appassionata di Dio che viene frustrata, un incontro mancato perché non coincidono i tempi, i nostri tempi, rispetto ai tempi di Dio, ma a volte una ricerca che invece si stabilisce in un incontro, di nuovo una scena erotica, la notte, il luogo del silenzio, il luogo dove si è più disponibili a metterci in gioco, in ascolto, sul letto. Durante la notte ho cercato il mio amore. Qui c'è già una relazione, vedete? Come di notte quando cerchi l'amato che ti dorme accanto. L'ho cercato ma non l'ho trovato e ora mi alzerò e andrò attorno per la città, per le strade, per le piazze e cercherò il mio amore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. E le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata. Ho chiesto loro: avete visto il mio amore? Di poco le avevo passate, quando ho trovato il mio amore e io l'ho preso e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepito. Shh, io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate l'amore mio fino a quando egli non lo desideri. Ecco il bacio di Dio, un bacio capace di rispettare il nostro risveglio quando siamo pronti per accogliere il suo bacio.
Sebastiano Recinato, Lidia Maggi. Un grande regalo che siete venuti insieme. Io mi ricordo la prima volta che veniva la mamma, voi eravate ancora piccoli, e lei ci raccontava che nelle omelie domenicali, mentre preparava le letture, il commento alle letture, vi aveva davanti, e quindi era bellissimo pensare che l'ispirazione per le sue letture nasceva dal faccia a faccia con i propri figli. Anche quello è stato un grande bacio per Lidia, sicuramente. E poi mi permetto, a nome di tutti, credo, di ringraziarti per aver toccato col cuore fino in fondo le radici della tua fede. Questi cammini interiori profondi, difficili, sono preziosi perché comunicano qualcosa di grande alle vite di ciascuno di noi. È un grande regalo, Lidia. Grazie.